come creare un adeguato sviluppo economico che parallelamente possa far crescere l'occupazione. Questo voi a livello regionale, voi a livello locale di Taranto e provincia. Ne parliamo con l'avvocato Giacomo Conserva, che è candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega a sostegno del candidato presidente Raffaele Fitto. Grazie alla domanda, è una domanda molto generica, però è sotto gli occhi di tutti chiaramente la politica di Emiliano di questi ultimi 5 anni e prima ancora quella di Ventola, che non hanno prodotto alcunché. Prima fra tutto bisogna investire sulle infrastrutture. Questa parola, diciamo, non conosciuta ad oggi da Emiliano, è evidente, è sotto gli occhi di tutti che l'ultima infrastruttura messa a disposizione della Regione Puglia è stato proprio l'aeroporto di Grottaglie. Aeroporto di Grottaglie che negli ultimi 15 anni è rimasto, diciamo, uno scalo cargo, anziché trasformarlo in un vero e proprio aeroporto, eccetto, se non mi sbaglio, proprio nel periodo del 98 della guerra in Kosovo ci furono voli di linea. E quindi che cosa fare? Così come è iniziato per pura propaganda elettorale, investire sulle infrastrutture, queste creano sicuramente occupazione e posti di lavoro, come anche bisogna fare dei concorsi. Uno dei tasti dolenti della politica di Emiliano è sicuramente quello della sanità, ma no, magari mi farà ne parleremo appunto specificamente di sanità. Per esempio, bisogna fare i concorsi, bisogna rivisitare e rivedere le piante organiche, bisogna occupare infermieri, bisogna occupare medici. E di qualche giorno e di qualche mese fa la notizia che verrà chiaramente indetto un concorso tra il 7 e l'11 solo per infermieri, però prima fra tutto bisogna implementare quella che è la pianta organica, affinché i professionisti e gli stessi medici siano messi nelle condizioni di lavorare così come meritano. Io faccio un esempio qui a Martina: l'ospedale di Martina ha un accesso annuo di 100.000 utenti, il pronto soccorso viene gestito da solamente 2 medici. Questo per dire cosa, anche bisogna non solo investire sulle infrastrutture mediche, ma anche sul capitale umano e quindi sulle menti che alcune volte, e me ed è sotto gli occhi di tutti, sono costretti a spostarsi e a lavorare al nord. Occupazione significa anche consentire agli imprenditori, al commercio di prossimità e al commercio ambulante di accedere al credito. Questa è una delle cose che Emiliano non ha fatto durante questi 5 anni e soprattutto in un periodo storico e difficile come questo, nel periodo, diciamo, post-Covid, vediamo serrande, diciamo, che si abbassano. Non vi è stato alcun tipo di supporto da parte della Regione Puglia nei confronti della nostra media e piccola impresa e questo chiaramente provocherà nel giro di qualche mese uno sfacelo. È sotto gli occhi di tutti, quindi occupare significa investire, accesso al credito e chiaramente puntando sulle strutture e sulle infrastrutture.